risultato del mese scorso, purtroppo in questo caso non sono state rilevate in modo accurato gli orientamenti. Diciamo che a grandi linee, in base a quello che si può vedere dalle immagini dello studio che ci hanno dato, l'orientamento deve essere piuttosto simile a quello di Urdona, solo che non si può fare nessuna valutazione. Ma la cosa interessante in questo caso è che le buche sono sottostanti a delle tombe di epoca romana che stanno all'estremo. Quindi la conclusione comunque utile è che questo fenomeno di buche tutte in fila, a poca distanza l'uno dall'altro, su file quasi parallele, è un fenomeno che va da dopo il Calcolitico a prima dell'epoca romana. E questo è già un risultato molto grosso.